La Croce Rossa nelle scorse ore ha liberato dalle attrezzature, dalle brandine, sia la palestra della scuola media Falconetto che quella dell'Istituto San Benedetto da Norcia di Padova. I migranti che erano stati accolti in queste settimane di emergenza sono stati divisi nei vari CAS che stanno affrontando ora capienze al limite. La prefettura di Padova sta pensando a varie soluzioni alternative. Si fa strada anche l'ipotesi della sistemazione di alcuni locali dell'ex area militare all'interno dell'aeroporto Allegri, ma si tratta di supposizioni. L'idea di un hub o di una Tendopoli, infatti, non piace ai sindaci della provincia che ieri hanno incontrato il prefetto per un momento di saluto e presentazione, che è stata però anche l'occasione per affrontare il tema dei migranti e dell'accoglienza. L'ho spiegato molto chiaramente che la mia logica è di aiutare la città e la provincia, al di là di fare politica. E c'è anche l'aspetto umanitario, non va dimenticato, che è la cosa più importante per me. Pensare che ragazzi, donne, bambini siano per la strada mi fa male. Quando il prefetto mi ha chiesto collaborazione, l'ho data. Penso che sia mio dovere, ho dato plesso alle scuole, lui mi ha garantito due cose. Uno, che sono venerdì, ore 00, mi ha riconfermato oggi, le palestre saranno liberate. Per cui sono tranquillo, ha mantenuto la sua parola. Non saranno fatti hub, perché io sono per l'accoglienza diffusa, non per fare hub. A dire no a grandi hub, il sindaco di Campodoro, che nel suo comune conta già la presenza di una quindicina di migranti ospitati in alcuni appartamenti che un privato ha dato in gestione ad una cooperativa. Io sono favorevole all'accoglienza diffusa, fatta in un certo modo. È chiaro che la stessa parola accoglienza diffusa significa poche persone divise in un territorio ampio. Se noi andiamo a concentrare tanti migranti in un'unica palazzina o comunque in abitazioni, è chiaro che poi c'è il rischio che questi magari per tutta una serie di motivi in qualche modo creino dei problemi poi sul territorio. Ma i sindaci della Lega restano il fronte più compatto che dice no all'accoglienza diffusa. Come ripetuto dal sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, nelle scorse settimane, è confermato in queste ore anche dai primi cittadini di Cadoneghe e San Giorgio delle Pertiche. È stato un incontro di cortesia, rimane comunque la questione. Io come sindaco di Cadoneghe ho già ampiamente spiegato che Cadoneghe non è disponibile ad accogliere alcun tipo profugo, perché posti noi non ne abbiamo. Nel mio comune non ci sono immobili comunali da mettere a disposizione e non mi risulta che ci siano neanche immobili privati di persone che possano affittarli o metterli in disponibilità. Quindi è un problema che sinceramente con tutto il bene che posso volere al prefetto e alla prefettura non so come potrei, per quanto riguarda la mia carica di sindaco, essere utile.